were they? Bandits. Bandits and smugglers. Ciao ragazzi, ben ritrovati a Ladri di Sigarette, la rubrica di Spazio Games dedicata al cinema. Io sono Fabri. Io sono Loresca e oggi parliamo di Mad Max Fury Road. In questa terra desolata, io sono colui che fugge sia dai vivi che dai morti. Un uomo ridotto a un unico istinto. Sopravvivere. Ambientato in un futuro post-apocalittico dove l'umanità è costantemente alla ricerca di acqua, cibo e sangue, Mad Max Fury Road racconta le vicende di un giovane Max che si ritrova prigioniero di una delle ultime comunità rimaste sul pianeta Terra e governata dal dittatore Immortan Joe. Max si trova suo malgrado coinvolto nella fuga dell'imperatrice Furiosa, la quale sta cercando di salvare dalle grinfie di Immortan Joe le sue giovani mogli. Mad Max Fury Road è il reboot della trilogia iniziata dal regista George Miller nel 1979 con Interceptor, conclusasi nel 1985 con Mad Max Oltre la Sfera del Tuono. A differenza della trilogia originale che aveva come protagonista Mel Gibson, in Mad Max Fury Road troviamo Tom Hardy, il quale viene affiancato dall'eccellente Charlize Theron, qui nel ruolo di Furiosa, un personaggio che si rivela davvero importante ai fini narrativi. In effetti Mad Max Fury Road è un film con una forte componente femminile e le donne vestono per quasi tutta la durata della pellicola il ruolo dell'eroe. Qualcuno addirittura si è lamentato per una certa latitanza di Max che in alcuni momenti passa in secondo piano rispetto alle protagoniste femminili, ma se guardiamo il film nel suo complesso questo aspetto ha perfettamente senso. I personaggi di Furiosa e Max viaggiano su due binari paralleli, fino a convergere in una sequenza particolarmente emblematica in cui Max fa scorrere il suo sangue all'interno delle vene di Furiosa. Dunque questo sta a significare che Max non è in realtà sparito, ma ha trasferito se stesso all'interno di Furiosa. Il film è strutturato come un road movie o come un lungo inseguimento, se vogliamo. Non è la prima volta nella storia del cinema che assistiamo a un film di questo tipo, con un inseguimento che comincia all'inizio del film e termina alla sua fine. Molti probabilmente ricorderanno Duel di Steven Spielberg, un film in cui un uomo a bordo di un'automobile veniva inseguito per tutto il tempo da un'autocisterna. In questo film invece succede esattamente il contrario. Ad essere in fuga è l'autocisterna che viene inseguita da uomini a bordo di automobili e altri veicoli veloci. Come avviene in ogni road movie, il viaggio in realtà è l'allegoria di un viaggio introspettivo. Sia Max che Furiosa si ritrovano infatti a fuggire dai propri fantasmi del passato in un viaggio che lentamente si trasforma in un desiderio di vendetta. Il tema della vendetta era il motore trainante della prima trilogia firmata da George Miller, ma in realtà Mad Max Fury Road deve molto di più ai primi tre film, in quanto recupera temi molto legati alla contemporaneità. Affermare che quella di Mad Max sia una saga ambientalista o ecologista è fortemente riduttivo. In realtà uno dei temi principali riguarda la scarsità delle risorse energetiche. Il primo Mad Max uscì nel 1979, anno di una profonda crisi energetica innescata dalla crisi petrolifera del 1973. Ovviamente quello della scarsità e del prezzo del petrolio è un argomento molto attuale, ma in Mad Max Fury Road si affronta anche la scarsità del cibo e dell'acqua, un argomento che nell'anno di Expo appare davvero appropriato. Parlando di generi, Mad Max Fury Road si inserisce all'interno di un panorama particolarmente interessante. Abbiamo già parlato del genere road movie, abbiamo parlato del genere post-apocalittico, ma in realtà il nuovo film di George Miller ha tutti i tratti del genere western. Ritroviamo immensi spazi aperti, deserti, carovane, ma soprattutto ritroviamo una particolare alternanza fra campi lunghissimi e primissimi piani, un elemento molto ricorrente all'interno del genere spaghetti western di Sergio Leone. Ovviamente Miller ha preso in prestito tanti elementi dai grandi film del passato, ma sono ancora di più i film del presente che hanno preso in prestito elementi dalla prima trilogia di Miller. Se andate sulla Wikipedia inglese troverete addirittura un'intera pagina dedicata alle opere che sono state ispirate dalla trilogia di Mad Max. Sono stati ispirati diversi film, programmi televisivi, video musicali, canzoni e naturalmente videogiochi.
Lasciando in disparte il videogioco ufficiale di Mad Max che arriverà il prossimo settembre, sono molte le opere videoludiche che si ispirano alla trilogia, alla prima trilogia di Miller. Una su tutte, Borderlands. Borderlands è un gioco che deve molto a Mad Max, si pensi ad esempio alle comunità sparse in giro per il pianeta Pandora, spesso gestite da dei folli omicidi senza scrupoli. Inoltre vi è un altro titolo, un titolo forse meno famoso ma altrettanto chiacchierato, che è Rage ad opera di Bethesda, titolo che ricorda molto sia nelle ambientazioni che nella forte presenza dei motori la trilogia di Max il Pazzo. Beh, diciamo che di Mad Max Fury Road potremmo andare avanti a parlare per ore, perché i temi, i concetti, i riferimenti stessi che si intrecciano all'interno di questa pellicola e della sua trilogia originale sono effettivamente sconfinati. Sì, è un film ricchissimo, con tantissima carne al fuoco, e soprattutto è un film molto divertente, che scorre senza momenti morti. Anche le parti più rilassate, diciamo, sono molto intense da un punto di vista emotivo, e ho anche apprezzato la forte presenza femminile all'interno del film, perché credo sia qualcosa di molto originale che non si vede spesso in film testosteronici come quelli a cui appartengono i film come Mad Max. A parte, diciamo, quella sequenza con acqua un po' yeah, che si mettono tutti a ballare. Sì, quasi. C'è una sequenza che un po' sembra un autolavaggio sexy, esatto. Ma a parte questo, direi che il film può piacere molto anche alle donne, perlomeno conferma. Confermo, perché a me è piaciuto tantissimo, mi sono divertita, sono state 2 ore intense e adrenaliniche, il film l'ho veramente apprezzato molto, poi è pura magia per gli occhi, ogni immagine sembra un quadro, quindi consigliatissimo, non possiamo fare altro che consigliarlo, almeno io lo consiglio andatelo a vedere. Bene, abbiamo chiuso anche la terza puntata di Ladri di Sigarette. Se vi è piaciuta, ovviamente lasciate un like e iscrivetevi al programma. Ma non solo, lasciateci qualche commento per darci qualche consiglio, critica o addirittura per consigliarci qualche film da trattare nelle prossime puntate di Ladri di Sigarette. Ciao ciao! Ciao!